tutti, sono le 19:11. Sì, passo la parola alla dottoressa De Cinque per l'appello. Tiberini. Presente. De Pecco. Presente. De Luca. Presente. Polanzi. Presente. Martano. Presente. Carafa. Presente. Di Flori. Presente. Pietro Paolo. Presente. Orsini. Presente. Carrelli. Presente. Giuliano. Presente. Casù. Presente. Allora, prima di procedere invito il Consiglio a un minuto di raccoglimento per la scomparsa durante il servizio del vice brigadiere Mario Cerciallo Riga. Inoltre il Consiglio ricorda anche la figura del senatore dei 5, sindaco anche di caso dal 60 al 64. Procediamo. Passiamo alla prima proposta, la surroga del consigliere dimissionario. Allora, rilevato che il consigliere comunale della lista Caso di Futura, la signora Candide Loro, Giovanna, con lettera assunta a protocollo in data 19 luglio 2019, al numero 3198, ha presentato personalmente le proprie dimissioni della relativa carica, con le motivazioni riportate nella lettera stessa. Visto l'articolo 38,8 del decreto legislativo numero 267/2000, il quale dispone in particolare che le dimissioni dalla carica del consigliere comunale sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto ed hanno immediata efficacia. Ravvisata dunque la necessità, ai sensi dell'articolo 45,1 del decreto legislativo numero 267/2000, di procedere alla surroga del consigliere dimissionario con il candidato signor Angelin Giuseppe Antonio, che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. Vista la documentazione di rito per la relativa convalida richiesta al signor Angelin Giuseppe Antonio con nota a protocollo numero 9319 del 22 luglio ed acquisita al protocollo comunale in data 24 luglio al numero 2426, visti i pareri favorevoli dei funzionari, possiamo procedere, ma prima di procedere con la votazione volevo chiedere se vi sono interventi. Se non vi sono interventi, passiamo subito alla votazione. Chi è favorevole alla surroga del consigliere dimissionario con il signor Angelin Giuseppe Antonio? Favorevole? Allora, passiamo anche alla votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Possiamo procedere, invitiamo il signor Angelini. Benvenuto consigliere.
grazie signor Presidente. Volevo rivolgere un saluto al signor Sindaco, all'intera, all'intero Consiglio Comunale, ai consiglieri di maggioranza e ai consiglieri di minoranza, con i quali mi appresto a vivere questa esperienza e ne sono onorato. Mi è stato detto che non sarà un compito facile, ne sono consapevole, però penso che con il supporto degli amici consiglieri, Luigi, Sabrina, dell'amico Giancarlo che oggi non è presente, quindi con l'esperienza del capogruppo, spero di assolvere al meglio questo compito importante della minoranza che credo anche di verificare, no? le attività amministrative e comunali. Mi sembra anche corretto ringraziare e salutare Giovanna Cambevolo, consigliere dimissionario, ringraziarla per questa opportunità che mi ha dato, ma soprattutto ricordare anche il suo impegno che ha profuso all'interno dell'amministrazione comunale, sia per quello di maggioranza negli anni passati che sia in quello di minoranza. Solo questo, grazie. Grazie a lei. Scusa, posso? Sì. No, mi farà anche uso. Ovviamente il gruppo in maggioranza prende molto il buon lavoro al mio consigliere Angelini, mi sembra anche corretto da parte nostra auspicare questo. Ringraziamo anche noi per il ruolo svolto la signora Giovanna e niente. Tanti auguri e buon lavoro. Passiamo al punto numero 2 dell'ordine del giorno, che pure l'approvazione del verbale seduta precedente del 6 giugno 2019. Le delibere sono state regolarmente depositate e se non vi sono osservazioni le diamo approvate ad unanimità. Passiamo al punto numero 3 dell'ordine del giorno, sentenza Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza numero 20 2019, numero cronologico 3519, riconoscimento detto fuori bilancio. Parola al vice sindaco De Pietra. Grazie Presidente. La delibera che sottopongo all'approvazione del Consiglio Comunale è appunto per oggetto il riconoscimento di un debito fuori bilancio. L'articolo di riferimento del testo unico è l'articolo 194 del testo unico, che disciplina quelli che sono i debiti fuori bilancio che possono essere riconosciuti dal Consiglio Comunale, e tra questi vi sono dal primo punto, quindi la lettera A, ci sono le sentenze esecutive. Al Comune di Capri è stata notificata qualche settimana fa una sentenza esecutiva dall'avvocato Benedetti Maria Pina, e non solo esecutiva questa sentenza ma anche definitiva, e questa sentenza tra l'altro condanna il Comune di Capri al pagamento delle spese in solito all'Agenzia del Demanio, delle spese processuali e delle spese per onorario per una somma complessiva di 9.073, cui l'avvocato Benedetti ha aggiunto
altre somme che riguardano più che altro le copie conformi della sentenza stessa e la notifica della sentenza, per un importo complessivo da pagare di 9.111,46 euro. Considerato che questo pagamento di questa somma è in solito con l'agenzia delle mani, l'agenzia stessa ha già comunicato che loro intenzione anticipare anche per conto del comune di Casoli l'intera somma, e quindi per il diritto di rivalsa noi dobbiamo riconoscere la metà di questa somma e avere quindi la disponibilità per far fronte a questa ulteriore, spesa. Ad onore del vero, nel bilancio di quest'anno era già prevista l'intera somma, però quello del passaggio in consiglio comunale è un obbligo previsto dalla legge e dalle recenti interpretazioni fatte dalla Corte dei Conti, e quindi questa sera sottopongo appunto l'approvazione del consiglio comunale la seguente delibera, cioè quella di riconoscere ai sensi dell'articolo 194 il debito con il bilancio che scaturisce dalla sentenza numero 20 del 2019 che ci è stata notificata all'inizio di luglio. Di dare atto che dalla documentazione agli atti si evince che il debito da riconoscere da parte del Comune ammonta ad euro 4.555,73, che quindi corrisponde alla metà di 9.111,32, perché l'altra parte è a carico del demanio, dell'agenzia del demanio. Si dà atto che le risorse necessarie, come ho già detto, al pagamento delle somme trovano già capienza nel bilancio di previsione 2019-2021 e precisamente dall'annualità 2019. Do atto che, che con il presente provvedimento non vengono utilizzate entrate avendo altra destinazione vincolata, e quindi nonostante quel riconoscimento di questo debito fuori bilancio viene rispettato il pareggio finanziario e tutti gli equilibri del bilancio. E poi chiedo Presidente che con ulteriore votazione questa delibera abbia l'immediata eseguibilità. Se vi sono domande sono a disposizione di tutti i consiglieri per quanto riguarda questa proposta. Grazie Vice Sindaco. Ci sono interventi? Sì. Possiamo fare un intervento di dichiarazione di voto come presidente? Noi gruppo di minoranza ci asteniamo perché riteniamo che questo problema avrebbe dovuto risolvere interamente l'ente demaniale. Del consigliere Nasuti che l'intera vicenda scaturisce da una segnalazione fatta dal Corpo Forestale dello Stato e dal Demanio, dove ha chiesto un provvedimento da parte del Comune di Casoli perché si riteneva che il manufatto costruito abusivamente si trovasse in area demaniale, e quindi l'unico organo che poteva emettere quel provvedimento era il Comune di Casoli, quindi di conseguenza il Comune di Casoli si è trovato coinvolto in questa vicenda fino ad arrivare addirittura alla Cassazione, che ha deciso a sezioni unite, che poi ha rinviato al competente Tribunale Superiore delle Acque la risoluzione della controversia. Quindi il Comune di Casoli comunque era parte in causa e ha dovuto partecipare alle varie fasi del processo. Quindi l'atto che veniva posto in discussione era un provvedimento del Comune di Casoli. Quindi il Comune di Casoli era parte necessaria in questo processo e non poteva non difendere un provvedimento emesso e da cui è scaturita poi l'intera vicenda. Quindi penso di aver chiarito un po' quella che era la situazione che si è verificata. Comunque il gruppo di maggioranza esprime voto favorevole su questa parte. Grazie. Sono altri interventi? Passiamo, dichiaro chiusa la discussione e anche la dichiarazione di voto, passiamo alla votazione vera e propria.
chi è favorevole al terzo punto all'ordine del giorno, dove si evita la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza numero 20 del 2019, registro generale 2417, numero cronologico 3519, riconoscimento debito fuori bilancio. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Si chiede anche l'immediata eseguibilità di questo provvedimento, si passa alla votazione, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? La delibera è approvata. Passiamo al quarto punto dell'ordine del giorno, assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2019, variazioni al bilancio di previsione finanziaria 2019-2021, applicazione avanzo di amministrazione. Parola al Vice Sindaco De Vito. Grazie Presidente, l'oggetto della delibera l'ha già ricordato Presidente e anche in questo caso tenendo conto dell'articolo 175 del testo unico, impone in questo articolo al Comune la necessità di, mediante questa variazione di assestamento generale deliberata appunto dal nostro consigliare, questo provvedimento va fatto entro il 31 luglio di ciascun anno e in questo, con questa delibera si attua la verifica generale, quindi portiamo a conoscenza dell'intero Consiglio la verifica generale di tutte le voci di entrate e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. Poi, come lei ha già ricordato, viene inserito in questa proposta anche una variazione di bilancio e un prelievo dall'avanzo di amministrazione. Questo perché si è rilevato che occorre iscrivere in bilancio le risorse, le entrate e le spese in uscita destinate ad accogliere l'importo aggiuntivo di 32.000 euro che va ad aggiungersi alla somma di 110.000 euro, quindi per un totale di 142.000 euro per la realizzazione di roculi cimiteriali autofinanziati dalla vendita degli stessi. Inoltre utilizzeremo, dicevo, per l'applicazione dell'avanzo libero le maggiori spese scritte in bilancio, principalmente per la manutenzione ordinaria degli immobili comunali e delle strade. Queste trovano finanziamento già per le maggiori entrate che nell'elenco troveremo indicate. Poi è necessario stornare il contributo di 70.000 euro di cui all'articolo 30 del 34-2019. Originariamente questa somma era stata imputata alla realizzazione di un intervento per l'adeguamento e la messa in sicurezza del patrimonio comunale, quindi un capitolo generico, si è pensato di utilizzare questa somma così come in parte previsto dalla legge che ha finanziato, il Comune di Pica ha finanziato questa somma e vogliamo destinare alla realizzazione di un intervento di efficientamento energetico alla rete comunale di pubblica illuminazione. Inoltre, vi parlavo di un avanzo di amministrazione, utilizziamo l'avanzo di amministrazione per 13.400 euro per l'annualità 2019 da destinare alla copertura di spese in conto capitale in maggior parte per realizzazioni e piani per immobili che appartengono al patrimonio comunale. Alla luce di queste premesse sottopongo quindi all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente delibera, quella di accertare, sempre dall'articolo 193, il permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda la gestione dei residui di casa, tali da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti e l'adeguatezza dell'accantonamento al fondo credito di dubbia esigibilità del risultato di amministrazione. Si dà atto che alla data odierna, con un'altra delibera, quella approvata poco fa, sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio che trovavano comunque già copertura e capienza negli stanziamenti del bilancio per l'annualità 2019.
che il fondo di crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione risulta adeguato all'andamento della gestione e quindi è necessario, con una apposita deliberazione che verrà poi sottoposta all'approvazione di questo Consiglio, apportare anche una modifica operativa al DUP 2019-2021. E inoltre, Presidente, chiedo che la presente delibera venga dichiarata immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere. E resto a disposizione per eventuali chiarimenti su questa proposta. Grazie, Vice Sindaco. Ci sono interventi? Dichiarazioni di voto? Sì, Presidente, pronuncio il voto favorevole del gruppo in maggioranza per quanto elencato dal vice sindaco, ovviamente per una maggioranza che continui nel lavoro di distribuzione su tutto il territorio delle risorse che sono presenti su questo, diciamo, su questa variazione. Grazie. Grazie. Dichiaro chiusa la discussione e la dichiarazione di voto, passiamo alla votazione vera e propria. Chi è favorevole al quarto punto dell'ordine del giorno? Assestamento generale di bilancio e salvaguardia dell'equilibrio dell'esercizio, variazione al bilancio di previsione finanziaria 2019-21, applicazione avanzo di amministrazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Con ulteriore votazione si chiede l'immediata eseguibilità di questo provvedimento. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? La delibera è approvata. Passiamo all'ultimo punto dell'ordine del giorno, modifica documento unico di programmazione 2019-2021. Parola al vice sindaco. Grazie Presidente. Come ho già detto prima, si rende necessario apportare una variazione al DUP che era stato già approvato da questo Consiglio Comunale il 29 dicembre del 2018. Questa variazione si rende necessaria perché, come ho già detto prima, andiamo a modificare la somma prevista per il popolo cimiteriale, quindi passiamo da 110.000 a 142.000 euro. Questa variazione si rende necessaria perché è stato rivisto il prezziario regionale, anche perché riusciamo a costruire un numero di lotti superiore a quello che era in primo tempo previsto. Quindi la delibera, cioè che sottopongo all'approvazione di questo Consiglio, è quella di modificare il documento unico di programmazione 2019-2021 al punto 6.1 che riguarda gli investimenti e realizzazione di opere pubbliche relativamente all'intervento costruzioni pubblici integrali, lotto numero 4 del programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 per la annualità 2019. La variazione quindi che noi approviamo è quella che l'importo complessivo varia da 110.000 a 142.000 euro. Anche in questo caso chiedo Presidente, standard di urgenza a provvedere cioè al fine di concludere la progettazione dell'opera, l'immediata esigibilità della delibera stessa. Sono a disposizione per eventuali chiarimenti. Grazie. Ci sono interventi? Mi prego, consigliere. E pure la dichiarazione di voto. Intanto ci astendiamo perché tre anni per la programmazione e la costruzione dei loro cimiteri sembrano un po' troppi e sono troppi. Tanto è vero che c'è stato l'aumento, proprio perché sono passati tre anni, è voluto due anni per la programmazione. Quindi ci astendiamo. Grazie.
Prego, Vice Sindaco. Sì. Allora voglio dire soltanto questo, che questa amministrazione, il nostro ufficio tecnico ha rispettato appieno i termini previsti dalla normativa, i tempi tecnici che occorrono per, partendo dalla volontà di iniziare questa opera, a quella della pubblicazione del bando, a quella della raccolta delle offerte. Tant'è che ci sono state delle offerte superiori, delle richieste superiori a quelle previste, e per questo, oltre alla variazione del prezziario regionale, si è arrivati alla variazione anche del PUB del 2019, proprio perché vi sono state queste variazioni. Comunque i tempi tecnici sono stati pienamente rispettati. Grazie. Vi sono altri interventi? Sì, molto favorevole dalla parte di maggioranza, proprio perché non si chiama, sono stati comunque rispettati i termini tecnici. Purtroppo, visto che mi stiamo trattando, c'è stata una maggiore comunque richiesta di loco che ci interviamo. Grazie. Se non vi sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione e passiamo alla votazione. Chi è favorevole all'ultimo punto dell'ordine del giorno, modifica documento unico di programmazione, DUP 2019-2021. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Con ulteriore votazione si chiede l'immediata eseguibilità di questo provvedimento. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? La delibera è approvata. Non vi sono altri argomenti all'ordine del giorno, vi dichiaro chiusa la seduta, vi ringrazio per la partecipazione e vi auguro una buona serata. Grazie. Grazie. Grazie.